Si chiama Ufficio Europa e avrà il compito di captare tutte le opportunità che a livello comunitario potranno rappresentare una risorsa per Fano. Lo ha annunciato orgogliosamente questa mattina il sindaco Seri, presentando i due tecnici assunti per questo incarico così importante per la terza città delle Marche, che necessitava di una struttura di buon livello e degna delle aspettative di tutta la comunità fanese. Qui mancava una vera struttura che potesse affrontare le sfide del domani, anzi di oggi, e vorrei dire forse anche di ieri, perché ormai di Europa se ne è parlato in tutte le lingue, e questa amministrazione non aveva una struttura adeguata, anzi non l'aveva proprio, che potesse affrontare anche questi nuovi canali, queste nuove opportunità di finanziamento. Il comune di Fano con questa struttura diventerà un punto di riferimento anche per altri piccoli comuni, che si convenzioneranno e avranno così l'opportunità di accedere a progetti e finanziamenti altrimenti irraggiungibili. Entrambi con un'esperienza decennale nel ramo, Antoniozzi Ivan, già collaboratore del comune di Urbino e di altre figure private, e Frulla Davide, proveniente dalla Camera di Commercio di Ancona, avranno il compito di sinergizzare tutte le competenze dell'amministrazione a disposizione. Che cosa rende vincente un progetto rispetto a un altro, in sintesi se si può? Ma dunque, i progetti vanno scritti bene, innanzitutto, quindi un'idea, per quanto possa essere forte, ben pianificata e strutturata, va scritta bene, quindi ci vuole una padronanza delle modalità con cui viene richiesto di essere presentato un progetto, quindi la lingua inglese, l'utilizzo di portali online in cui ormai vengono caricate le application form, quindi la modulistica di progetto. È chiaro che poi il valutatore a Bruxelles o nelle autorità di gestione che governano questi programmi di cooperazione vanno fondamentalmente a vedere se l'idea non è buttata lì per accedere al fondo, ma se è frutto di un lavoro magari pregresso anche pluriennale su cui le amministrazioni o anche enti pubblici e privati insieme portano avanti già prima di partecipare a quel bando. È iniziato adesso il periodo di programmazione, 2014-2020, programmazione dei fondi comunitari. È l'occasione per dimostrare, per testare che insomma, siamo bravi, che ci siamo, questi fondi li sappiamo guadagnare e li sappiamo anche spendere bene, perché poi c'è anche questo problema qui. Tu li puoi prendere, ma poi fai cose che non sortiscono effetto. Quindi bisogna essere bravi a prenderli e poi a spenderli bene.